È una festa quella nella piazzetta di L'Acquameno per consegnare ai giornalisti italiani e stranieri il premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Ma gli attentati dell'ISIS calano ombre pesanti sulla serata condotta da Paola Saluzzi, in cui l'informazione si coniuga con lo spettacolo. E l'analisi più lucida e spietata di quel che sta succedendo nel mondo la fa il vincitore del premio speciale alla carriera Domenico Quirico, inviato della Stampa, che nel 2013 è stato prigioniero in Siria degli estremisti islamici per oltre 5 mesi. È la nascita di un grande sistema totalitario, è forse il rischio più terribile che l'Occidente, quello che noi rappresentiamo o ci sforziamo di rappresentare, forse la dizione più corretta, ha corso dal momento in cui nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle sono nati, si sono sviluppati. Si è sviluppata la metastasi di altri totalitarismi, il nazionalsocialismo, il comunismo staliniano. È esattamente lo stesso processo, la divisione degli uomini secondo la categoria della purezza e dell'impurità e la eliminazione di coloro che sono definiti impuri. Parla di ISIS anche l'inviata delle Iene, Nadia Toffa, che si è aggiudicata il premio come migliore giornalista televisiva dell'anno, autrice di un reportage sulle violenze del califfato. Con interviste nei campi profughi, ricorda i racconti agghiaccianti delle donne rese schiave e costrette a sposarsi, o delle centinaia di bambini rapiti per farli diventare combattenti. L'immagine poi di vedere arrivare dal mare i terroristi che iniziano a sparare col Kalashnikov sulla spiaggia, insomma, una spettacolarizzazione pazzesca, no? Però ricordiamoci che il 90% dal 2001 dei morti sono musulmani. Quindi anche i peshmerga che ho conosciuto sul fronte, la maggior parte erano musulmani. Quindi loro stessi combattono, cioè, insomma, distacchiamoci un po' dalla questione, no, religiosa, cioè sono loro stessi che combattono questi estremismi. Alla 37esima edizione del riconoscimento, il premio Penna d'Oro è andato al fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, assente all'evento, mentre sul palco sono saliti Marco da Milano per il premio giornalista dell'anno Carta Stampata, Massimo Corcione per il premio per l'informazione sportiva, Massimiliano Tarantino per il premio comunicatore dell'anno e due stranieri. L'anchorwoman della TV cinese Tian Wei, che ogni giorno parla 80.000 spettatori, e ha ritirato il premio comunicatore dell'anno internazionale, lo spagnolo Ignacio Escolar. Serata di informazione, ma anche di musica e spettacolo, con le esibizioni canore di Enrico Ruggeri e Enzo Gragnaniello e dell'artista tunisina Mbarka Bentaleb, conosciuta dal grande pubblico anche per la sua partecipazione a due film di John Turturro, e lei a pronunciare dal palco una preghiera in arabo per le vittime dell'ISIS. La risposta deve essere wa alaikum salam, il saluto del mondo islamico. Il significato: pace per voi, assalamu alaikum. La risposta: se tutti insieme, wa alaikum assalam.